questa indagine cui i carabinieri hanno lavorato in maniera particolare, diceva il procuratore, si è creato anche un pool blindato dalla fuga di notizie. Sì, è un'indagine molto importante, perché è un'indagine che i cui risultati vanno a tutela della comunità, a tutela dei nostri cittadini. Cittadini che in questa provincia spesso non usufruiscono dell'acqua pubblica, non hanno quasi mai acqua potabile, pagano delle tariffe molto più alte di quelle di alcune città metropolitane. Ecco perché l'arma dell'agente ha avviato questa attività investigativa, un'attività che nasce circa 6 anni fa, proprio per proteggere quello che è il patrimonio della nostra comunità, e cioè quello relativo alla salute e all'ambiente che ci circonda. Un danno ingente, un'acqua pubblica molto inquinata, altamente inquinata da elementi chimici che avevano e avranno sicuramente degli importanti riflessi sulla salute.